Allora, mister Trelli, mi sembra che oggi ci possiamo accontentare della prestazione della squadra. 5-2 è un risultato che sicuramente può essere utile per il ritorno, insomma. Sì, abbiamo fatto secondo me una gran bella partita. Ci voleva e loro difendono benissimo, però abbiamo fatto girare bene la palla, li abbiamo aperti, diciamo, e siamo stati bravi a creare tantissimo, e diciamo che il risultato poteva essere leggermente ancora più ampio, però va bene così, siamo stati bravi, determinati. Il primo tempo secondo me quasi perfetto, abbiamo sbagliato praticamente nulla. Secondo tempo in alcune situazioni, ma un po' la stanchezza perché eravamo pochi, abbiamo concesso qualche palla persa di troppo a loro, qualche ripartenza, però alla fine abbiamo fatto secondo me una gran bella prestazione. Anche perché loro erano belli ricambi rispetto a noi, chiaramente, almeno un doppio. Questa è la nostra situazione ormai, quindi ci dobbiamo convivere, e proprio per questo secondo me vanno ancora fatti maggiormente i complimenti a tutti i ragazzi. Io mi arrabbio con loro, ma proprio per non farli mollare, perché so la difficoltà che hanno nel reggere tutto questo minutaggio, perché siamo veramente pochi. Oggi in panchina avevamo, diciamo, un elemento come Massimo Lauretti, che però ha giocato pochissimo perché ha un problemino alla gamba, quindi l'abbiamo fatto giocare giusto nei momenti essenziali, quando per far rifiatare qualcuno, quindi eravamo ancora meno di quelli che si vedevano, e per questo vanno fatti i complimenti a loro, che hanno dato veramente tutto, sono usciti stremati. Riprette di cosa, mi sembra? Sì, finalmente. Finalmente. Aveva attraversato un periodo, Leo, di appannaggio. L'ha capito anche lui, diciamo, ha intensificato gli allenamenti, ma secondo me ha fatto bene anche il richiamo dal presidente, su. Assolutamente, perché poi alla fine noi siamo veramente giovani. Quando a volte le cose vanno troppo bene, ci possiamo anche un po' rilassare troppo, no? E non capiamo che questo è un campionato dove veramente, se abbassi leggermente la guardia, puoi perdere con chiunque. Quindi diciamo che dobbiamo trarre insegnamento dagli errori fatti e non ripeterli più. Anche perché il fatto di abbassare la guardia si è visto anche oggi. 5 a loro hanno segnato 2-2. Quindi... Bravissimo, è questo proprio la sintesi perfetta. Appena noi cambiamo modo di giocare e diventiamo vulnerabili, questo non deve succedere, perché noi lo sappiamo. Sappiamo cosa non dobbiamo fare, sappiamo cosa invece dobbiamo fare. A volte però un po' l'inesperienza, un po' la giovane età, in questo caso anche la stanchezza, può portare a questi piccoli momenti di appannaggio che poi fanno rientrare subito in partita l'avversario. Questo ti dimostra secondo me quanto è forte questo avversario, no? Perché non si trova secondo in classifica dall'altro girone per caso. Adesso il prossimo turno sarà Zagarolo e poi chiaramente la ritorno in Coppa, e sarà comunque complicato entrambe le case. Assolutamente, saranno due battaglie, e quindi già da domani dobbiamo rimettere la testa in vista di queste partite, ci dobbiamo rimettere a posto, non dobbiamo più pensare a questa partita qua, questa ormai è passata, stasera ci pensiamo queste ore, ma da domani assolutamente, perché altrimenti ricadiamo negli errori fatti e non deve succedere. D'accordo, tocca al selfie adesso e quindi vai nello spogliatoio, che c'è da fare il selfie. Ok, grazie.